tradizionalmente per le agitazioni salariali e rivendicative, l'estate è un periodo di calma piatta. Quest'anno la tradizione si è spezzata. I cartelli dei contadini a Terni hanno riproposto violentemente gli annosi e irrisolti problemi della terra. A lavorare, anche a Torino, anche a Milano, compagni, diamoci la mano, paghi di fame, non c'è libertà, bandiera rossa trionferà. Le donne delle zone agricole di Avellino sono scese anche loro nelle strade, volti segnati e decisi, che conoscono la quotidianità della fatica e del sacrificio familiare. Da domani sciopero, nessuno vada a lavorare. Sciopero, da domani sciopero, nessuno vada a lavorare. A Mestre, a Napoli, a Porto Marghera, in decine di centri e settori industriali, si sono susseguite vigorose le agitazioni per il lavoro e per i salari. Quest'anno l'estate si è trasformata in una possente stagione sindacale, scossa violentemente da manifestazioni, occupazioni, scioperi generali. Abbiamo quest'anno 63.000 occupati in meno rispetto all'anno scorso, 607.000 rispetto al 1963. Che cosa ci riserva il futuro? Figli e la moglie in stato, e non voglio essere licenziato. Il sensazionale sciopero di Pisa, uno sciopero generale che ha coinvolto tutta la città, non si poteva neanche prendere un caffè in quel giorno, è stata la più potente espressione di questo interrogativo. Sono venuto a lavorare, Crumiro, se viene. Noi, il padrone cederà. Pronto, polizia, un operaio è aggredito da una turba inferocita. Grazie, la saluto, maresciallo, ossequia la signora. Ci vediamo stasera, prego. All'intollerabile disagio nelle fabbriche e nelle campagne si salda quest'anno il disagio drammatico delle scuole e delle università. Il movimento operaio e popolare si salderà naturalmente con l'altra componente decisiva, quella studentesca, che già in primavera ha fatto sentire il peso della sua forza e della sua protesta. A questa estate calda seguirà un autunno ancor più scottante. La legge del padrone, la legge del padrone, rivoluzione giustizia farà. Il governo ha offerto ai pensionati una legge inaccettabile in un paese civile e che ha fatto insorgere con indignazione tutti i lavoratori italiani. È stato offerto un aumento di 1.200 lire a chi dovrebbe vivere con 10 o 12 mila lire al mese, mezzo chilo di caffè elettorale che è stato rifiutato. Milioni di lavoratori sono scesi in campo scioperando per i diritti di chi non può scioperare e perché rifiutano la prospettiva di sopravvivere dopo una vita di lavoro come mendicanti. La morte sul lavoro è il titolo di questa inchiesta dibattito che le organizzazioni sindacali della CGIL, CISL e UIL propongono qui da Taranto ai cittadini di tutta Italia. Su 12.414 morti e 4.777.943 infortuni nei tre anni, la media è di 12 morti al giorno e di 4.263 infortuni al giorno. E l'incremento degli infortuni è purtroppo sempre più accentuato. Il rapporto nel mondo su 100.000 lavoratori dell'industria nel 1970 si sono registrati 9 morti negli Stati Uniti, 13 morti in Francia,
25 nel Belgio, 45 in Italia. Nel settore edilizio la percentuale quasi si raddoppia. Sembrano dati ufficiali di un bollettino di guerra. Un operaio su tre nel corso di un anno è destinato ad essere colpito da infortunio. Provate ad immaginarli, i 20-30.000 operai della città, ad allinearli e a contare uno, due, il terzo fuori. Su ogni tre, uno viene decimato, è destinato ad essere colpito da infortunio. Certo, tutte queste sono cifre e i numeri sono sempre una cosa arida, ma dietro queste cifre ci sono degli uomini con tutto quello che li circonda nella vita, i figli, i genitori, il coniuge, gli amici, le speranze, le aspirazioni, i dispiaceri che li contornano continuamente. Eppure di questo massacro continuo non si ha notizia, di questo non se ne parla, perché parlarne vuol dire allora dire delle cose diverse da quelle che una determinata stampa e gli ambienti padronali sono abituati a dire. Significa non parlare, ad esempio, di quella minaccia permanente alla pace nelle aziende che verrebbe portata dalla violenza operaia. Significherebbe soprattutto dare rilievo al fatto che quella che esiste non è la violenza di operai il cui salario medio nel nostro paese è di 130.000 lire al mese, ma che esiste un'altra violenza, vera, brutale, omicida perfino, che è quella che si manifesta contro i lavoratori. E per risparmiare una manciata di biglietti da mille, signori industriali, che non si fanno i sottoponti nei cantieri edili, che non si provvede ad arcinare ad esempio una fossa di scavo anche quando il terreno è franoso, come è accaduto qui all'Italsidere di Taranto, e per risparmiare un pugno di quattrini, per incrementare il livello produttivo, che si stringono i tempi, si intensificano i ritmi, si riducono gli organici, che non si adottano mezzi tecnici particolari pure previsti. Maria dice, forse vostro marito dice si trova all'ospedale. Aspettò un poco, disse, beh, io me ne vado, chissà, forse che bugia, mica poteva pensare che doveva essere proprio lui. Andiamo alla ditta, a dove che lavorava, e non ne faceva nemmeno entrare. La verità è che sì, se non mi fate entrare oggi, vedete che cosa faccio pure io. E insomma, se questo è morto, dovete dire se trova all'ospedale, se trova qualche parte, o non è così. Prima di uscire di casa, già venirono a casa mio cognato, dice che vostro marito già è morto. Io non sapevo niente, proprio dalla mattina, dalle 9:30. E poi per vedere, aspettiamo fino alla sera alle 7:30. Carne d'appalto venduta per poco, all'industria di Stato venuta nel sud, poveri topi dell'efficientismo, del massimo profitto, della massima produttività. Non scioperavano, non avevano i cartelli che danno fastidio alle autorità. Ma chi si è mosso quando qualcuno per un pezzo di pane li ha mandati a morire laggiù? Li hanno trovati nell'acqua di fonte, ma sono un milione di morti e più, più che i caduti di tutta una guerra per produrre più guadagni, più competitività. Domenico Gallone, Antonio Angolano, potevano andarsene via di laggiù, avevano questa libertà d'andare a morire anche nel nord, in qualche lager di fame e di smog. Al caporale che li ha procurati, c'è la legge che ci penserà, chissà che multa faranno pagar, un provvedimento esemplare che non si ripeta più. Un giorno, proprio da Torino, arriva la grande notizia. A rompere il ghiaccio è un movimento operaio aggressivo, giovane, profondamente rinnovato.
20 anni di lotta di classe in condizioni difficili non sono passati invano. Il miracolo economico non ha incantato nessuno. Gli operai, a poco, hanno capito. Sono stati loro a pagare le meraviglie dell'espansione industriale. E ora vogliono rifarsi i loro salari, la loro salute, la loro libertà. Vogliono cambiare. L'unità, l'autonomia, la democrazia fanno strada nelle fabbriche e nei sindacati. Gli operai in lotta creano nuovi strumenti di difesa e di autogoverno. Una linfa fresca scorre nelle vene del movimento sindacale. Si svolgono le assemblee, si eleggono i delegati di reparto, si riuniscono i consigli dei delegati. I lavoratori imparano a discutere e a decidere da soli, ad autogestire le lotte, ad articolarle per infliggere il massimo danno ai padroni, per limitare al minimo il costo degli scioperi. A fianco della classe operaia cresce una nuova forza di classe, il movimento studentesco. Qualcuno trova che è un alleato difficile, e ha ragione, ma è un alleato. Di Battivaglia non chiedono altro che lavoro e nient'altro, perché non si può vivere. Hanno chiuso tutto l'industria e il governo non prende mai provvedimento. Se il governo non prende provvedimento di aprire le industrie, fabbriche di contesto e cose, noi qua non ci fermiamo mai. Quali fabbriche hanno chiuso, signora? Hanno chiuso da marzo, hanno chiuso da agosto, hanno chiuso Baratto, hanno chiuso tutte le fabbriche, tutte le industrie, qua non si, tutti i vici, qua non si può vivere per nessuna ragione, non si può vivere. La cittadina di Battivaglia è stanca di essere presa in giro da tutto, dal governo e da tutto. La cellula che è venuta a Battipaglia, i forestieri, i giovani di Battipaglia si ritiravano a casa in santa pace, l'hanno preso, l'hanno chiuso in un camion, l'hanno tenuto tutta la notte, hanno preso una bottiglia di benzina, c'era anche mio figlio, e ci hanno detto se fosse per me vi bruciasse vive, perché cosa avevano fatto? Si hanno litigato il lavoro, si hanno litigato, non hanno fatto niente di straordinario, la gioventù è stanca a Battipaglia, vuole il lavoro e nient'altro. Ci vogliono delle fabbriche che si devono lavorare dal dicembre a gennaio, va bene, 12, anzi 13 mesi all'anno, perché sennò qua la situazione non si mai sa. Perché adesso come si lavora? Adesso il lavoro è stagionale, quello stagionale. È un vero re quello che lavora 3 mesi all'anno. La PS, la mobile, non appena mette piede a terra dai camion, alza subito il manganello, questo l'abbiamo visto tutti qua. Sempre sono stati feriti molte persone. Ci stanno 7 persone ferite da pallottole alla sala, più i 2 morti. Il Cidro è morto per un colpo al cranio. In direzione di dove è morto Carmine Cidro ci stanno ben visibili nel muro dei buchi piuttosto bassi, non è che abbiano sparato in alto, là si vedono. Volevo esprimere la più vibrata protesta per il modo in cui i quotidiani di Napoli, il Roma e il Mattino, con i loro inviati speciali, hanno dato una versione dei fatti calunniatrice di Battipaglia, è completamente falsata. Hanno addirittura sovrapposto i tempi, cioè si è parlato di della sparatoria da parte della polizia dopo l'incendio, mentre abbiamo visto, e io con tutti i cittadini, che alle 5.35 è iniziato l'incendio di quei signori della PS e alle 5.10, 5.15 ci sono stati colpi di pistola, bombe lacrimogene, candelotti e i caroselli. Diamo la parola a un membro di commissione interna per la Rai TV in sciopero. Operai, i vostri 5 punti che ci avete presentato settimana scorsa quando siete venuti a farci visita sono i nostri sulla Rai TV. Quindi
il problema che voi ponete, non solo del contratto, ma della libertà nella fabbrica, per noi è la libertà all'interno della nostra azienda, la libertà di espressione. La libertà di espressione è l'unica condizione che ci può consentire di fare i programmi che voi chiedete. Noi quindi lottiamo al fine assieme a voi. E senza il vostro appoggio noi non riusciremo a vincere questa battaglia. Noi lottiamo per far della RAI un vero servizio pubblico al servizio di tutti e soprattutto e finalmente di tutti i lavoratori italiani. Immaginazione contro le rotative, quindi. Immaginazione contro le antenne e i cavi coassiali. Immaginazione contro la disinformazione, l'assenteismo, la paura, la complice neutralità. Scavalcare questa muraglia e agganciare i cittadini quando e dove meno se lo aspettano. Sorprenderli senza spaventarli. Dire loro buongiorno, arrivederci e grazie. E spiegare in quattro parole cos'è questa lotta. Perché si fa. Perché riguarda anche loro. Perché si lotta anche per loro. Non è un'impresa facile risvegliare le coscienze felici del capitalismo maturo, ma la consapevolezza del ruolo importantissimo che il peso dell'opinione pubblica può giocare in una lotta come questa, in una società come questa, e dell'importanza storica che potrà avere in prospettiva questa grande sveglia democratica suonata sotto le finestre degli sfruttati non coscienti, cresce ogni giorno di più tra gli operai in lotta e ben presto si generalizza, producendo comportamenti nuovi, correzioni di parole d'ordine, capovolgimenti di tattiche, che sono il frutto di un processo coerente che si compie in profondità e solo in superficie appaiono contraddittori. A Napoli il 16 ottobre, a Torino il 13 novembre. Stiamo chiedendo una solidarietà alla nostra lotta a tutti i commercianti. Mettiamo una carta sul vetro e dire questo negozio ha dato la solidarietà. Beh, passali domani. Domattina. E dopo vedrà che i metallurgi verranno dentro per il caffè sensato, signore. Vedrà. Alla vigilia del grande raduno di Roma, alla fine di novembre, la conquista della maggioranza dell'opinione pubblica e perfino dei commercianti, nonostante i disperati tentativi che i padroni hanno compiuto perché ciò non avvenisse, si potrà dire cosa fatta. Il raduno di Napoli è il grande appuntamento degli operai metalmeccanici del sud, l'equivalente emblematico e politico del raduno di Torino. È la prima volta nella storia che la classe operaia meridionale si riunisce tutta assieme. Camminando tra loro, qualche volta si ha l'impressione di trovarsi ancora in un corteo di Torino o di Milano, tanto ci si è abituati a questi stessi accenti, a questi stessi dialetti nei cortei del nord. E gli stessi sono pure gli slogan che in questa lotta, altro fatto nuovo e significativo, si sono generalizzati subito. Via Caracciolo, la strada dei grandi alberghi, dei circoli nautici, delle bische dei ricchi. Una lotta operaia, sia ben chiaro, non è un pranzo di gala.
manteniamo il corteo unito. I lavoratori con il bracciale mantengono servizio d'ordine mettendosi ai lati del corteo. Siamo la linea. Espressione esterna più diretta e tangibile di quella capacità è il servizio d'ordine dei lavoratori metalmeccanici, che fa la sua prima spettacolare apparizione a Torino il 25 settembre. I grandi giornali borghesi rimangono senza fiato. 2000 operai col bracciale che diventano i tutori dell'ordine nella città invasa da 70.000 manifestanti. Neppure un cazzotto, neanche uno schiaffo. La polizia è del tutto inutile. Poi un grande sospiro di sollievo. Evviva, la guerra civile non si farà. I metalmeccanici sono responsabili. I consigli comunali di Milano, di Torino, di Venezia, di Genova, di Livorno, di Terni, di Sesto e di molte altre città hanno deciso a maggioranza, superando le tradizionali delimitazioni, di sostenere con sussidi in denaro, con rateizzazioni e facilitazioni di altro tipo, la lotta dei metalmeccanici. Le grida che levano i padroni nell'apprendere queste decisioni dimostrano quanto duro sia il colpo e quanto chiaro il suo significato politico. Le conclusioni del Consiglio Comunale sono state da noi accolte con sdegno e con dolore, diranno gli industriali milanesi. La pubblica autorità doveva dichiararsi al di sopra delle parti e non allinearsi con una di queste. Infatti, è un altro dei principali punti di forza storici del padrone nei conflitti di classe, la cosiddetta neutralità delle pubbliche amministrazioni, che viene liquidato per la prima volta in questo modo. ...12 dicembre 1969, Milano. Una bomba esplode alla Banca dell'Agricoltura. 18 morti, 40 feriti. Altre bombe esplodono alla Comit e a Roma all'Altare della Patria e nei sotterranei della Banca del Lavoro. Il colpevole è trovato immediatamente. Pietro Valpreda, mostro, ballerino omosessuale, anarchico, zoppo, come lo definiscono alcuni giornali. Dichiarazioni farneticanti escono dalla bocca di alti funzionari dello Stato, della Polizia, di alcuni membri dell'esecutivo. L'ipotesi di una responsabilità di destra viene sistematicamente scartata dagli organi inquirenti. Tre giorni dopo la strage, Pinelli viene suicidato. Dovrebbe essere la prova definitiva che gli anarchici, e con loro le sinistre, sono responsabili di tutto. Organi di polizia sottraggono prove che potrebbero portare alla scoperta dei colpevoli. La magistratura romana avoca a sé l'inchiesta e punta su uno sparuto gruppo anarchico, ignorando che dietro la strage c'è un'organizzazione efficiente che dispone di larghi mezzi. Chi c'è in realtà dietro le bombe? Chi sono gli autori della strage? Chi li protegge? Alcune di queste domande sono ancora senza risposta. Quello che salta agli occhi è il tentativo di cancellare con i morti, con gli attentati, con le stragi, i nuovi fermenti, l'avanzata delle forze democratiche in Italia. Ai funerali delle vittime di Piazza Fontana, 300.000 lavoratori milanesi accompagnano in silenzio le bare. È una prima spontanea risposta ai fautori della strategia della tensione, alle forze reazionarie, agli esecutori, ai mandanti, ai complici della strage. I lavoratori non si lasciano né intimidire né provocare. La classe operaia non è forte soltanto nella fabbrica. La strada dell'avventura è sbarrata. Garino. Obiezioni. La prima, c'è una evidente incongruenza perché se si dice l'orario settimanale di lavoro viene fissato per ciascun settore nonché per tutte le categorie, non ha più nessuna ragione il punto B in cui parla degli impiegati e delle categorie speciali. Sure padrum dali belli preghi bianchi, fereli palanchi, fereli palanchi, sure padrum dali belli preghi bianchi, fereli palanchi, randumaha. Poi chiede la parola a te. Scusa, sul padrone, sarebbe facile, che era di premi voglio
benefici si può tradurre in un motivo di punizione di questa. Quindi la proposta è questa, eccellenza. Gli aumenti tabellari non comportano alcun effetto sugli utili di conto, sulle altre forme di retribuzione ad incentivi e sui premi di produzione. Pedrundali peli preghi bianchi, fereli palanchi, fereli palanchi, sur pedrundali peli preghi bianchi, fereli palanchi, gandumaca. È indubbio, come già ho avuto modo di esprimere altre volte, la nostra preoccupazione è vivissima per quanto riguarda gli oneri economici che deriveranno dalla stipula di questo contratto. Sur padrum da libeli preghi bianchi, fora calpalanchi, fora calpalanchi. Sur padrum da libeli preghi bianchi, fora calpalanchi, candumaca. Allora io non posso che ripetere a tutti un fervido ringraziamento anche per l'apprezzamento forse superiori alle nostre capacità rivolte al mio collega Torres e da me, e augurare a tutti buon Natale, un buon Natale che sia accompagnato da calme assemblee che approvino l'operato delle due delegazioni. Mio parere sul contratto è favorevole, naturalmente, perché un contratto così non l'abbiamo mai conquistato, a meno da che io vivo. Al prossimo contratto forse io non ci sarò, ma siete voi quelli che dovete lottare per queste cose. Siete voi quelli che dovete lottare per l'unione sindacale. E cosa ha detto? Se ne accorgeranno gli operai tra 2 o 3 mesi cosa succederà nelle fabbriche. Questo è stato detto alla televisione da Grigenti. Io vorrei sentire adesso qui i rappresentanti sindacali se verrà a costare ancora di più andando avanti con l'affermazione di Grigenti alla televisione. Da questa assemblea dobbiamo uscire con una nuova rinnovata volontà, quella cioè di difendere e realizzare, far realizzare completamente le conquiste acquisite con il contratto, riaffermando il nostro impegno a respingere con ogni mezzo ogni azione repressiva a qualsiasi livello essa tenda a realizzarsi, a livello aziendale, a livello politico e governativo anche. La classe operaia non smobilita ed è pronta anche subito a riprendere la lotta contro tutti coloro che cercheranno di limitare o circoscrivere le sue conquiste. Chi è d'accordo che la proposta di contratto nazionale presentata sia firmata, alzi la mano. Grazie. Contrari, astenuti, un lavoratore contrario. Approvato all'unanimità. Il provvedimento si compone di 5 titoli e sancisce la piena libertà dei lavoratori di manifestare il loro pensiero e disciplina talune pratiche aziendali che possono limitare la libertà e la dignità del lavoratore. Stabilisce tra l'altro che il lavoratore ha piena libertà nella scelta del sindacato al quale aderire e che non sono ammessi licenziamenti per motivi sindacali. Garantisce anzi la riassunzione dei lavoratori eventualmente licenziati per motivi sindacali o per discriminazioni politiche o religiose. Garanzie e diritti particolari sono riconosciuti ai dirigenti delle rappresentanze sindacali, le quali potranno essere liberamente costituite anche all'interno delle aziende. Lo Statuto dei lavoratori, infine, prevede speciali procedure per reprimere la condotta antisindacale e stabilisce sanzioni anche penali per l'inosservanza di talune disposizioni che sono state poste a garanzia della dignità personale del lavoratore. Si ricorda l'autunno caldo, il 69, come una grande battaglia salariale, per esempio.
quando il salario è stato un elemento di qualche importanza nelle rivendicazioni operaie, ma certamente secondarie rispetto ad alcuni obiettivi fondamentali che segnano in qualche modo la prima ribellione di massa nei confronti di un sistema abbruttente come era l'organizzazione tayloristica del lavoro. Una grande conquista di libertà e di potere che ha introdotto dei vincoli ferrei per la prima volta, ecco, a un dispotismo padronale che sembrava senza freni e senza limiti. E questo ha cambiato, secondo me, la storia anche civile del paese. Lo Statuto dei diritti del lavoratore verrà approvato dal Parlamento italiano appena un anno dopo ed è praticamente la sanzione legislativa di quello che è scritto nel contratto dei metalmeccanici della fine del 1969. Naturalmente la democrazia, la conquista di nuove libertà e contrariamente a quello che sostengono molti ideologi o molti poeti, la cosa meno spontanea che ci sia. La cosa più spontanea in una società organizzata, come in un'associazione, come nel sindacato, è la burocrazia, non è la democrazia. La democrazia si deve riconquistare faticosamente ogni giorno, deve potersi riempire di nuovi contenuti, se no rapidamente si sclerotizza, diventa il patrimonio di pochi. E così è successo anche. Oh cara moglie, prima ho sbagliato, io e mio figlio che venga a sentire, che ha da capire che cosa vuol dire lottare per la libertà, lottare per la libertà.